Buonasera a tutti. I potenti mezzi, colpa del mio computer, hanno detto, quindi non è colpa del circolo, però abbiamo qua il campo di regata, ve lo insegnerò a braccio. E invece, prima di iniziare, abbiamo il presidente del circolo della Vela Erix, il padrone di casa, Carlo Cefalini. Mela. Buonasera a tutti, io vorrei ringraziarvi perché questa è un'occasione un po' particolare. È nata da un'iniziativa di Nicolò, che saluto e che ringrazio immensamente, che ha parlato con Davide, e poi da cosa nasce cosa è nata questo. È nata questa occasione di andare in barca tutti insieme con i nostri amici cani. Io ho quest'estate questo cagnolino, l'ho sopportato in giro per un mese intero, è stato veramente una compagnia veramente piacevole. Io credo che sia veramente un membro dell'equipaggio che tutti quanti vorrebbero avere, e domani vedremo cosa succede, no? Non vedo l'ora di provarci veramente per ora e anche in prospettiva per il futuro, perché credo che sia veramente un'idea grandiosa. Grazie tante Nicolò, grazie tante a chi ci ha pensato, a cominciare da Davide e tutti gli altri che organizzeranno questa regata. Attilio per primo, grazie a tutti. Ma in che ruolo lo metti domani? La metti domani in barca? La randa? Una femmina alla randa, sarà un maschio al fiocco. Nicolò, due parole toccano anche a te, è d'obbligo. Cane permettendo. Grazie di essere venuti. Io sono da 20 anni, oltre a 20 anni che vengo alle Erici, e poi da 2 anni che ci vivo, e non so chi di voi vive d'inverno alle Erici, ma insomma non c'è tantissimo proprio da fare. Questo magari il futuro sindaco, non so, può avere delle idee, diciamo così. Però una delle cose che c'era il corso per la patente nautica, quindi mi sono iscritto, ho preso la patente vela, spinto da mia moglie, insieme a mia moglie, e quindi poi mi sono iscritto all'Erix. E poi all'Erix mi hanno visto andare e volevano togliermi la tessera. Tu vai proprio da cane, e da questo, diciamo così, potenziale momento di dire vabbè, allora lascio tutto, è venuta in mente invece un'opportunità che in realtà mi è stata ispirata da Davide. Mi ricordo ancora, eravamo qui al pontile, io non ero riuscito a riavvolgere bene il fiocco, non capivo cosa fosse successo ed ero preoccupato perché c'era vento, quindi non potevo lasciarla così. E poi con Rolando e Davide sono andati, e quando il tempo che io andassi a prendere un caffè e tornassi era tutto a posto. E lì però è nata questa idea, e quindi insomma, vedo che ci sono tantissimi cani come me, diciamo così, che domani gareggeranno, e quindi auguro a loro e a voi tutti di divertirsi. Sarà la prima, spero, di una lunga serie, quindi l'importante domani è veramente divertirci, passare un bel momento insieme con i nostri amici a quattro zampe, e poi sono sicuro che da questa ne nasceranno tante altre. Quindi grazie a tutti. Grazie Nicolò. Davide? Volevo dire una cosa velocissima. Allora, tanto per cominciare, questo è il primo evento che si svolge a livello globale, non so, di una veleggiata con i cani a bordo, eccetera. E comunque devo ringraziare il comune, qua abbiamo il vice sindaco, devo ringraziare il comune perché appena abbiamo proposto una cosa del genere l'abbiamo studiata in maniera tale che diventasse un evento un pochino più grande che non una veleggiata, ma anche un evento che si svolgeva in piazza per tutti. Devo dire la verità che mi prendo l'onore di aver presentato il comune ad Arca Planet e viceversa, perché comunque ne è nato un sodalizio, ma soprattutto una collaborazione importante
per quanto riguarda anche non solo l'evento, ma anche per un programma, una programmazione futura, e spero anche l'evento in futuro, però insomma ci sono dei progetti importanti che Arca Planet farà per il comune, e quindi cose che daranno qualità anche a tutta la comunità lericina. E quindi mi fa molto piacere, anzi, se il vice sindaco qua ci dirà qualcosa. Grazie. Buonasera a tutti, grazie, io ringrazio tutti voi, ringrazio il Circolo Eris, Carlo, Davide, tutti quanti, Attilio, ringrazio Nicolò per insomma, l'iniziativa a cui è stato dato seguito. Dal canto nostro, come diceva Davide, c'è stato subito un accoglimento della proposta, in particolar modo l'assessore Alessandra Di Silvio, che arriverà a breve. E si è insomma fatta carico, si è sobbarcata l'onere per conto del comune di organizzare il tutto, quindi insomma un lavoro che la vede impegnata da parecchie settimane per appunto questa importante giornata di carattere appunto sportivo, sociale, ma anche insomma di approfondimento di quelli che poi sono i temi dei nostri appunto importanti temi dei nostri amici a quattro zampe. Indubbiamente, come sempre, il Circolo Erix si distingue in quanto insomma associazionismo, perché diciamo sono tantissime le occasioni. Io questa è una cosa che dico sempre, la ripeterò sempre, perché penso che sia una degli esempi migliori insomma che abbiamo, perché chiaramente sono tantissime le iniziative, ed è questo è fondamentale e importante per avere momenti di socialità, anche in virtù del fatto che poi la stagione invernale magari non abbiamo tante cose da fare, no? Quindi questo significa avere comunque l'approccio giusto per andare appunto controcorrente, quindi penso che sia veramente un esempio da seguire. Quindi appunto rinnovo i ringraziamenti, ringrazio dal canto mio insomma il lavoro di Alessandra, che è stato fondamentale. Vi porto i saluti del sindaco, che non è presente perché oggi è la festa del patrono, quindi è la messa di San Francesco. Grazie. Marco, se mi permetti, io vorrei qua Alessandra, perché domani non ci sarà solo la veleggiata, ma ci saranno altri eventi, per cui, visto che Alessandra, anzi forse già oggi è successo qualcosa. Oggi a scuola. Prego. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono felicissima appunto per la realizzazione di questa giornata, che è nata in luglio, mi pare, improvvisamente, parlando appunto di pet therapy con San Piero, è venuto fuori appunto tutta questa giornata fondamentale, sia per appunto per la veleggiata, ma soprattutto anche per appunto le relazioni che saranno tenute da vari esperti di Arca Planet, dalle associazioni del nostro territorio, i momenti dedicati anche ai cani guida, ai cani salvataggio, e quindi insomma, sarà una giornata ricca, densa, e insomma spero per tutti che sia insomma felici di essere qua tutti insieme. Grazie. Grazie al professore. Veleggiata. Ci siamo, visto che è arrivato qualcun altro, quindi possiamo iniziare. Allora, considerato, ripeto, che i potenti mezzi per mea culpa non funzionano, cercherò di spiegarvi la veleggiata descrivendo il nostro magnifico golfo. Allora, sì, la lavagna è perfetta. Mi manca il puntatore. Allora, fondamentalmente domani mattina pubblicherò online la posizione delle boe, il percorso preciso. Questo ormai lo facciamo già da diverso tempo insieme a Davide, perché secondo le condizioni meteorologiche decidiamo un percorso o l'altro. Quindi in linea di massima la partenza sarà vicino alla diga, direzione chiamiamola Panigaglia Le Grazie. Una boa verrà messa quasi di fronte a Tellaro, dipende anche un attimo dalla flotta, perché ci sono barche di 14 metri, ma ci sono barche anche di 6 metri, per cui il fatto di
quella da 14 ci mette un attimo, quella da 6 un attimo per 3. Poi ritorneremo davanti a Lerici perché cercheremo di fare un passaggio per far vedere la veleggiata, perché sennò il vice sindaco poi dice: dove l'avete fatta? A Tellaro. Tellaro sempre è quello di Lerici. Sto cercando un imbarco. Ah, ok, quindi te la vedi proprio dal vivo. Ok. Ma non sei un camion, fai come equipaggio. Ok. E poi l'arrivo lo faremo come consuetudine qua davanti, anche perché così avremo sia dei fotografi da terra sia dei fotografi che saranno imbarcati, che potranno riprendere con questo panorama. Purtroppo ci vorrebbe una Lerici anche dall'altra parte, perché qua le foto si prende Porto Venere, ma diciamo che... Per cui questo percorso a zig zag, ok, a una Z rovesciata, sarà quello di massima. Se ci sono condizioni meteorologiche diverse, domani mattina decideremo il da farsi e lo comunicheremo sul gruppo WhatsApp, dove la maggior parte di voi è iscritta, e comunque se non siete iscritti cercheremo anche di dirvelo a voce. È una veleggiata, io continuo a dirlo, io sono anche ufficiale di regata. Domani sono in veste, non avrò la maglietta, avrò la maglietta neutra, non quella della Federazione Italiana Vela ufficiale di regata, perché essendo una veleggiata non ci sono le regole di regata, ma ci sono le norme per prevenire gli abbordi in mare. Ho visto, abbiamo fatto una partenza con 80 barche da Spezia lo scorso weekend, nel gruppo veleggiata ce n'erano 40 e qualcuno continuava a chiamare acqua in partenza, cioè a chiedere spazio in partenza, quando invece con le norme per evitare gli abbordi in mare doveva semplicemente stare discosto e non spingere le altre barche ma andare diritto. È una veleggiata, quindi vedo le facce, qualche faccia da regatante, qualcuna più sveglia, qualcuna un po' meno, e e a questo punto qua domani non voglio sentire urlare acqua, 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 anche perché gli unici che possono urlarla sono i cani e i gatti, se hanno sete allora lo possono fare, gli altri no. Poi ai giri di boa lo stesso, se una barca è interna alla boa o è raggiungente e l'altra è più lenta, cercate di non infilarvi, di non fare i soliti furbetti, perché non è una regata. Se fate un incidente, poi dovete andare dalla vostra assicurazione a raccontare quello che è successo, e c'è il rischio anche che abbiate torto. Quindi, per cui, ripeto, è una veleggiata e andate con calma. Allora, mi leggo alcuni punti. Vabbè, il programma, domani la partenza è a luna, l'abbiamo messa un po' tardi per avere un po' più di vento, in modo che realmente a mezzogiorno non c'è mai il vento sufficiente, però se ci fosse, ci sono tutte le barche sulla linea, magari anticipiamo di qualche minuto. La durata della veleggiata comunque non sarà superiore all'ora e mezzo, due ore, semplicemente per il fatto che i nostri amici a quattro zampe, magari qualcuno potrebbe avere dei problemi. Per cui io in qualsiasi momento posso interromperla, prendere i tempi, fare una classifica che non conterà niente, perché poi magari Orca Planet ci spiegherà, Nicolò ci spiegherà la classifica come sarà. È solo una classifica giusto per i neofiti, per dire: ma se avessi fatto una regata magari arrivavo terzo, quarto, ventesimo, ok? Nicolò, anzi, posso già... Posso dire una piccola cosa? Se nel caso non ci fosse vento, facciamo una sfilata tutti insieme, come abbiamo fatto a Spezia, in attesa, oltretutto in attesa del vento facciamo un defilamento qua davanti, così almeno cominciamo a fare anche già un po' di foto e portare a casa un po' di fotografie. Tanto non è una gara. Infatti. Quindi se c'è vento lo facciamo, okay. Se non c'è vento lo facciamo. Lo so che poi siete tutti cattivi, l'ho visto, ripeto, domenica ho dovuto urlare alle barche, cioè per radio, a proposito, procuratevi tutti un VHF portatile da tenere in pozzetto, perché io parlerò molto sul canale 72
e riprenderò anche le barche, quelle un po' più, che poi magari non beccano neanche il premio, perché se io dico a Nicolò quella barca lì ha fatto la cattiva, Nicolò poi non gli dà il premio. Allora, abbiamo detto, il programma è quello, la premiazione, lo sapete, l'avete già letto, sarà domani sera, ma la premiazione... Sono andato a recuperare la lista dei premi perché non me li ricordo tutti. No, però come, chi verrà premiato? Verranno premiati a 10 imbarcazioni e poi però ci saranno premi anche per tutte le altre. Quindi oltre al pacco gara che vi consegneremo adesso o domani mattina. I premi sono un po' di fantasia, quindi va premiato il cane più anziano, il cane più giovane, la barca che ha più animali a bordo. Io un premio l'ho riservato per me, cioè per cui un premio per l'equipaggio ultimo arrivato, che presuppongo che sarà tranquillissimamente io. Ah, ecco, ce l'abbiamo tutti, vai. La cane più piccolo, cane più grande, cane più vecchio, cane più giovane, equipaggio con più animali, animale più esotico, ultimo arrivato, questo è appunto il premio che è a cui il più bello. Cane più peloso, poi vedrete prendo il premio perché, cane più ubbidiente e cane più parfutto. Questi saranno i premi. Poi però ci saranno anche dei premi per tutti, insomma, non è che non c'è una vera e propria classifica. Però l'importante è che domani mattina alla partenza, ci sarà la nostra veterinaria che prima di salire a bordo fatevi vedere qui alla partenza, sarà qui davanti all'entrata dell'Erix, con i vostri animali o col vostro animale, così lei prende nome, età, un po' di indicazioni che poi ci permettono di assegnare i premi a chi veramente devono essere assegnati. Sì. Arrivando da un'altra parte, ci può lasciare i dati adesso. Anche noi domani mattina arriviamo. Sì. No, così non dovete. No. Chi è qua e non passa domani mattina? Chi passa domani mattina poi si fa un giro, poi ritorna. Anche da mattina, la mattina ci sarà qualcuno, ma già che siete qua facciamolo stasera, quindi è più facile. Magari una foto anche così. No, la cosa interessante sarebbe però a Tio e Davide, non so come ci organizziamo, perché per fare delle belle foto. Allora, credo che le tue ragazze, io gli ho dato i contatti, abbiamo preso il contatto con un fotografo eccezionale, ho invitato anche la moglie che purtroppo ha avuto un problema a un braccio, ma dal terrazzo lei fa delle foto bellissime, per cui saranno qua domani uno sul gommone e uno e lei da terra. Quindi. E in più abbiamo una barca che ora mi ha chiamato per dirmi che non sarebbe venuta perché il figlio ha un problema col cane, gli ho detto vieni senza cane che te lo troviamo noi, quindi abbiamo anche un'altra barca e tra l'altro è una delle più veloci del gruppo, anzi la più veloce del gruppo dopo Pecora Nera. No, se vogliamo anticipare il fatto che magari ci possono mandare ognuno una foto del proprio animale, diciamo della circostanza della regata, ognuno della sua barca mandarla un indirizzo che poi dopo magari le pubblichiamo tutti. Sì, sì. Avete voi un indirizzo? Senza dubbio, sì. Sì, allora lo scriviamo, nella chat scriviamo l'indirizzo dove inviare la foto. Fate una foto. Sarebbe bello avere una foto con... Allora, il gruppo, a chi lo facciamo mandare la foto? Lo scrivo sul gruppo WhatsApp. Sul gruppo WhatsApp, va bene. Sarebbe bello avere una foto di tutto l'equipaggio, con le magliette per l'equipaggio verranno distribuite nel pacco gara che riceverete fra poco, e l'animale sulla barca, quello sarebbe l'ideale. Poi i fotografi sicuramente ne faranno tante, però se ne fate anche voi abbiamo più materiale, diciamo così. Allora, il sito è velenelgolfo.com, trovate il banner della regata, cliccate, andate sulla pagina dove apparirà magicamente stasera, non adesso perché sono cotto, il gruppo dove collegarsi e anzi dovrebbe già esserci, però
la sera ve lo rimetto in chiaro, così almeno potete poi entrare nel gruppo e domani avete anche la mail dove inviare la fotografia. Allora, anche questo avviso di veleggiata, se volete imparare, chi è nuovo del mestiere, diciamo, di regatante o veleggiante, che dir si voglia, lo trova sul sito. Allora, i segnali di partenza. Segnali di partenza per la veleggiata sono semplicissimi. Allora, a 10 minuti dalla partenza, e ripeto, utilizzerò anche il VHF, verrà alzata una bandiera blu. Semplicissima, non ci sono segnali da imparare come i regattanti che diventano matti, che non capiscono mai qual è la bandiera. A 5 minuti verrà tirata su una bandiera gialla, alla partenza viene ammainata la bandiera gialla. Però tutto questo inframmezzato da me, che per radio vi darò il timing, perché se qualcuno si è perso i 10, si è perso i 5, io gli do i 4, gli do i 3, e quindi cercherò di tenervi aggiornati fino ad arrivare a fare il countdown per la partenza, quindi dirò 10, 9, 8, via, ok? Allora, l'abbiamo detto, il passaggio alle boe e gli ostacoli. Le imbarcazioni che si trovano fra una boa o un ostacolo e una o più imbarcazioni hanno diritto di spazio. È vietato incunearsi, lo dice proprio la nostra mamma Federazione Italiana Vela, fra una boa o ostacolo e un'altra imbarcazione quando si è a meno di 100 metri, per cui io arrivo dietro. Vedo la boa, vedo una barca, se sono a 100 metri passo largo, non mi infilo dentro, perché questa magari ha già, diciamo, prenotato la boa, e se voi vi infilate vi c'entra in pieno. Un'altra cosa importante, anche se vedo qualcuno che ogni tanto su 80 barche ce n'era due con l'ancora esposta, l'ancora non dovrà essere esposta a prua o sporgere dallo scafo. E soprattutto i motori fuori bordo dovranno essere rimossi e mantenuti, o mantenuti in posizione verticale. Cioè, o tenete il motore in acqua, ma tenerlo fuori bordo alzato no, perché passa una barca, ve lo porta via, sono danni e cominciate a piangere. E lo stesso anche le ancore, perché se due barche si attaccano, specialmente se c'è vento, una sale sulla falchetta dell'altra e l'ancora rimane lì, rimanete ormeggiati a vita, con danni annessi e connessi. Allora, in questo caso le barche saranno, diciamo, non saranno controllate, perché essendo una veleggiata non avremo questo problema. Gli umani dovrebbero essere tutti in regola con la tessera FIV, i cani no, e finché la Federazione Italiana Vela non scoprirà che ci sono questi eventi, che comunque questo in Italia è il secondo evento. Il primo è stato fatto in Adriatico, è il primo del Tirreno, per dire a Davide, è il primo del Tirreno. Tiremo contro, no, per essere chiari, perché sennò poi diventa come la storia della prima regata assoluta in Italia, che andiamo avanti e ci prendono in giro poi. Allora, eventuali avvisi saranno fatti sempre sulla chat WhatsApp e saranno fatti anche via radio. Abbiamo detto che, nel rispetto del benessere e della sicurezza degli animali, la durata dell'evento in mare avrà una durata massima di 2 ore. Altri regolamenti, le NIPAM, l'ho già detto, la normativa federale per il diporto, che comunque non dice niente di più di quello che abbiamo scritto in questo avviso di veleggiata. E la decisione di partecipare all'evento è sempre, esclusivamente e solo dell'armatore. Per cui, se domani, non credo che ci siano, ma ci fossero delle condizioni meteorologiche che preoccupano l'armatore, l'armatore dice io resto a terra, anche gli ospiti, l'equipaggio, eccetera, eccetera, devono accettare la sua decisione. Questo è fondamentale, perché la barca
è dell'armatore, il rischio è dell'armatore, per cui i premi l'abbiamo detto, nient'altro, domande, perché sicuramente qualcuno avrà qualche domanda non contemplata o magari che non ho. Interroghiamo. Bandiera blu quando la alzo? 10 minuti, perfetto. No, voi sapete, siete, no, questi qua sono così bravi, non li guardo neanche. Quel signore là, che sta guardando il telefono, la bandiera gialla quando la alzo? 5 minuti. E quando la abbasso? A zero, perfetto, ok. Domanda? Oh, allora, domani mattina farò un comunicato dove ci troveremo tutti qua davanti, proprio davanti a questa zona, perché i fotografi da qua potranno zoomare e cominciare a fare le prime foto e riprendere già il gruppo di barche, ok? Con solamente la randa e il motore, randa e motore. A mezzogiorno ci troviamo qua, poi a luna decidiamo, vi dirò, seguitemi, andiamo a partire, però a mezzogiorno vorrei avere già tutti qua, ok? Altre domande? Michele? Capozzo? A posto? Se sono ultimo posso dare lo speech, così. Allora, lui... Però se vuole lo scale al timone, tranquilla. Sì, allora, fondamentalmente se fossi ultimo a un meteor, però un meteor da regata, sono abituati a regattare anche in due, è una veleggiata, Capozzo. Vedi tu, vedi tu. Ti squalifico, ma intanto non c'è premio e quindi... Sì, sì, per arrivare entro le due ore, va bene, dai. Ok. Le poi te lo dico domani mattina. Fondamentalmente saranno tutte, cioè la prima a Tellaro sarà a sinistra, perché facciamo, abbiamo detto, un S. Quindi a questo punto sinistra, destra, arrivo. Però domani mattina ti scrivo, ti faccio il disegnino, sai che ti so fare bene. Conclusiva cosa, vai, vai. Ti devo di cosa, però parli fino a domani. Allora, Silvio è giustamente un giudice di regata, quindi allora, la regata di domani non è una regata, è una veleggiata dove non c'è chi arriva primo, non c'è chi arriva ultimo, ma si preme al telefono. Quindi le regole ci sono, ma la regola è una sola, di stare discosti dalle altre barche e proseguire la veleggiata. Che poi sia veleggiata, che sia una sfilata, eccetera, 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 va benissimo. Lui deve dire le cose in un certo modo, però poi la realtà è un'altra. Se uno parte fuori non lo squalifica nessuno, se uno parte indietro lo stesso. Quindi se qualcuno si sente più sicuro a tenere il motore in moto, lo tenga in moto, insomma, cioè molto tranquilli. Non c'è nessuna regola oltre a quella del buon senso, e quindi basta. L'unica cosa che mi piacerebbe, un grande desiderio dell'assessore invisibile, è fare una foto tutti insieme con tutti i cani, e poi io la chiuderei qua, e poi potete andare a ritirare i pacchi gara dalle ragazze. Ah, Cristina vi introduce cosa c'è nei pacchi gara. Ecco, Cristina adesso ci introduce cosa c'è nei pacchi gara. Non dovrebbe sorprendere nessuno, ma... Buonasera a tutti intanto. Allora, grazie, grazie Nicola. In breve, un telomare, Arca Planet, avremo poi 4 t-shirt per l'equipaggio. Però se avete bisogno di altri t-shirt perché avete un equipaggio più numeroso. Assolutamente, sì. Grazie. Poi abbiamo... Esatto, un gioco masticativo, poi abbiamo una ciotolina, snack e assolutamente un coupon. Questo è il contenuto della sacca. Grazie. Chiudiamo qua il briefing, potete iniziare a prendere i pacchi gara, vi sbarcate man mano che andate, e ci vediamo domani mattina dopo, cioè, il briefing che la Clelia ci sta aspettando.
No, facciamo subito la foto e poi così almeno.